La disciplina mi piace, ma certe cose sono nell'aria. Che cosa? Che so, progresso, miglioramenti, rivalutazioni sociali. Non c'è bisogno di sovversivismo per ottenerli. Sì, ma se non ci forzano, noi glieli diamo. Comunque i casi difficili preferisco farli risolvere al mio vecchio Clegg, il direttore. Lui viene dalla gavetta, li conosce meglio di me. Io non vengo dalla gavetta, ma credo di saperli trattare come vanno trattati. Giustamente. Sì, ma se tu ti sforzassi di comprenderli un po' meglio. Beethoven, adesso. Questo va ascoltato religiosamente. Cosa c'è, Hilda? Mia madre. Adesso non vuole più ascoltare. Vado su a fare due chiacchiere con lei. È un'idea sbagliata? No, no. Le farai piacere. Te ne sono tanto grata. Perché non ci va anche lei, Adam? Mamma ha tanta simpatia per lei. Certo, volentieri. Corro su a dirglielo. Credi che Etty sarà felice se sposerà Arthur, papà? Perché non dovrebbe esserlo? Ma tu non sei felice. E il Signore disse: ben altre sofferenze vi aspettano. E loro risposero: mettici alla prova, benediremo ogni sofferenza. E piegarono umilmente il capo. Ma non davanti a Barnes. Robert, oggi devi ringraziarlo il Signore invece di bestemmiare. Sono parole del Libro Santo. Ma forse tu qualche volta te le inventi, eh? E le adatti alle circostanze. Se mi avete invitato per offendermi, io me ne vado. Me ne vado. Piantala. Non dargli retta, Gesù Swept. A furia di non credere a niente, lo vedi a che sono ridotti. Soltanto a combinare guai. Dovevi vedere. Erano almeno in 100 a aspettare papà all'uscita. Bello spettacolo, uno che esce dalla galera. No, eravamo in 2, c'era anch'io. Forse speravi che l'aspettasse Barras. Tu sta zitto. È un po' di tempo che hai solo carbone nel cervello. Barras poteva licenziare tuo padre e non l'ha fatto. Barras è un porco. Porco o non porco, è l'uomo che dà un onesto lavoro a mio marito e ai miei 3 figli. E a Harry. E a Jesus. Ma non a me, grazie a Dio. E allora non impicciarti più dei fatti e della gente della miniera. Per conto mio, spero solo che in futuro non ci siano più colpi di testa in famiglia. Che nessun Fenix si metta più contro la legge. Papà, andiamoci. Ma sì, forse è meglio. Ma sì. Se lei ha deciso così, nessuno la trattiene. Niente affatto. Oh, senti, Marta, se credi che questo è il modo di festeggiare il mio ritorno... Non era una cosa da festeggiare. Era una cosa da dimenticare. Ma se cantavi mentre preparavi il budino? Già. Che stupida. C'è pure il budino. Maddalena, mi aiuti? Sì, vengo. Otto, ragazzi, questo è il momento. No, papà, io... No, no! Sei scema! Su. Poi, vieni qua.
Posso darle una mano, signora Fenwick? No, Annie Mason. A Maddalena posso chiederlo perché è un'amica ed è pratica di questa casa. Salve. Salve. Ciao, Robert. Ciao. So che torni con noi e mi fa molto piacere. Ma sì, bevi qualcosa, vieni. Grazie. So che stavate festeggiando e pensavo di trovarlo qui. Sì, Joe, mio figlio, è scomparso da ieri sera e m'ha fregato pure tutti i soldi che tenevo nascosti nel mio stipo. Beh, mi dispiace, Charlie, ma nessuno di noi l'ha visto. Ma tornerà, vedrai. No, no, non tornerà. Non è uno di quelli che ci tornano nella miniera. Proprio colpo, eh? Come al solito. Piantala. È simpatico, però. Com'è vestito. E non si è nemmeno fatto la barba. Proprio non l'hai guardato, eh? Scommetto che in tasca non ha più di 2 scellini. Glielo chiediamo. Sally, non esagerare. Potrebbe anche essere un lord incognito. Capita in quei romanzi che leggi tu. Molto gentile. È permesso? Prego. Buongiorno. Mica male. E loro alloggiano qui? Che sfacciataggine. Signore, nessuno ci ha presentati. Oh, posso rimediare. Mi chiamo Joe Golan e vengo da Sliskey. Joe Golan, che bel nome. Jenny? Sally? Perché non mi avete chiamata? Ero su a dare un'occhiata alle camere. E questo signore? È forse un cliente? Direi, mamma, a giudicare dalla valigia. Potrebbe essere un commesso viaggiatore. Oh, no, 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 grazie tante, sono provvista di tutto. Ah, per carità, signora. Io sono un cliente. O meglio, spero di diventarlo.
Passavo per caso, ho visto la targa e... Jenny? Sally? Cosa c'è da ridere? Se questo bravo giovanotto ha preferito la nostra pensione la alle tua altre... pensione, mamma. Io non sono al servizio della clientela. E tanto meno io. Bello, tieni in piedi per trattare. Oh, mi scusi, signor... Golan, Joe Golan. Si accomodi, signor Golan, prego. Bambine, visto che la cosa non vi riguarda, Andiamo, Sally. Si accomodi, signor Golan. Grazie. Due brave ragazze, sa? Ma gioventù d'oggi, volitive, indipendenti. Sally, la piccola, si prepara alla carriera teatrale. E Jenny mi spende un mucchio di soldi per i libri. La pensione è di 15 scellini la settimana. Pagamento anticipato, naturalmente. Sì, è simpatico. Molto provinciale. E noi che siamo? Dovrei acconciarmi un po' i capelli. Li hai fatto colpo? Quello è il tipo che scappa senza pagare il conto. Allora andiamo a dire a mamma che non lo prende. Vagliela dire tu. Non ti interessa sapere come va a finire? A me? Affatto. Lo metterai in mente che sono cresciuta. Perché sono scappato di casa? Perché non ce la facevo più. Un padre sempre ubriaco, una matrigna che mi odiava. Una vita d'inferno. Guardi, le confesso perfino questa. I pochi soldi che ho, li ho rubati a mio padre. E se no, come scappavo? Oddio mio! Ma glieli rimanderò subito, si intende? Con la prima busta paga che prenderò. Da oggi stesso mi metto in cerca di un lavoro. E dove va? Beh, ora che sa tutto, è giusto che mi dica di no. Eppure, com'è accogliente qui. Cominciavo già ad affezionarmi. Si segga. Non le dovrebbe essere difficile qui a Tynecastle trovare lavoro. Ha provato alla fonderia Millington? Come facevo? Sono appena arrivato. Ah già. E provi. So che stanno aumentando il personale. Ci vado immediatamente. Posso? Torno a riprenderla fra un paio d'ore. La lasci qui? È un bravo ragazzo, signor Golan. Io sono troppo esperta del mondo per farmi ingannare. Ho una camera libera e lei mi pagherà quando avrà trovato lavoro. Venga, gliela faccio vedere. Numero 4, mamma. Numero 4, sicuro. Signora, io non saprò mai dirle quanto le sono grato. Ero un estraneo e lei... Proprio come una persona di famiglia.
mai tanta premura? Ogni tanto, nelle grandi occasioni. E quali occasioni? Vado, mamma. Tocca a te. Il lavoro tuo, non voglio farlo. Un po' di pazienza, Slover. Per me è più difficile, non c'è più abituato. Peggio per lui. Se non si sbronzava sempre, rimaneva di sopra a fare l'addetta ai montacari. Sentilo il padre eterno. Tu non rompevi il muso a un sorvegliante. Ma ci saresti nemmeno tu qua, nel buco più lurido della miniera. E se io non mi facevo mettere in prigione... eccetera, eccetera. Prendiamola con un po' più d'allegria. La punizione durerà ancora pochi giorni. Sì, e dopo andiamo a fare i milionari. Salve! Dove va? Qui, nel braccio della morte. Ehi, gente! Ma io volevo solo scherzare. Qui nessuno ne ha voglia. Mi conoscete da un pezzo. Io di questa punizione non sono responsabile, anzi, mi sono opposto. Persino Armstrong non l'approvava. Ma Barras è il padrone. No, non ce ne saranno più di padroni. E credete che mi dispiacerebbe? Ne sarò felice io. Troppo facile. Adesso sarebbe il momento di schierarsi dalla parte di chi è costretto a subire. Dopo sarà troppo facile. È troppo tardi. Ho paura che freghiamo a barra su un minuto di lavoro. Oggi il tuo Davide se la squaglia, eh? Beato lui. Come va, David? Bene, grazie, signor Halter. Salve, David. Salve. Ti vai, eh? Ciao, David. Ciao. Moose. Il vecchio Moose. Oggi gli dai l'addio, eh? Portalo fuori. Lo attacchi alla carrozza. Scommetto che se tu avessi soldi te lo porteresti fuori davvero. Povero Moose. Morirebbe subito se respirasse un po' d'aria buona. Pat ti ha fatto uno scherzo. Non è uno scherzo. È un regalo. Sei proprio bravo, Pat. Perché col tuo talento? Jack non ci crede al mio talento. E il fratello maggiore è lui. Ma ancora un paio d'anni e poi addio, miniera. Beh, allora, ti piace il tuo Moose? Grazie, Pat. Ciao, David. Ciao. E beato te. Ciao, David. Ciao.
Addio, Mus. Ciao papà! Come va, Ugo? Guarda, è il muso più sporco del solito. E David, oggi che è l'ultimo giorno per lui, credevo di vederlo schizzare su dal pozzo come un pallone che va in gol. Signor Asbury, quando mi rimette con mio padre? Sono sempre stato nella sua squadra. Quando lavorerò in un posto meno schifoso di questo. David. Sì, signor Hudspeth. Barras sta uscendo. Perché non ti congedi da lui? Non è soltanto il padrone della miniera qui a Sliskay. Potresti anche aver bisogno di lui. Ti costa tanto salutarlo? Chiami il solito perito. Risparmieremo un po' di soldi. Papà. Chi è questo giovanotto? È David Fenwick, signor Barras. Ah, uno dei Fenwick. David Fenwick si è licenziato dalla miniera, vorrebbe salutarla. E che vai a fare fuori della miniera? Mi sto diplomando. Insegnerò in una scuola. Un Fenwick evoluto e cosciente, benissimo. Spero che l'istruzione ti eviterà di fare gli errori di tuo padre. Lo spero anch'io per David, signor Barras. Ma per ragioni opposte alle sue. Ci vuole l'istruzione per farsi rispettare. Comunque, meriti un regalino di addio. Papà. Questa è una Guinea. Beh? No, grazie, signor Barras. Perché? Diglielo, deve. Lei me l'ha offerta come un'elemosina. Andiamo. Se non l'avessi fatto tu, gliel'avrei detto io. Perché te lo vuoi fare più nemico di quello che è? A casa, ragazzi. Ma alla mamma noi glielo raccontiamo davvero, Se ti racconto tutto, proprio tutto, qual è la ricompensa? Nessuna. Niente, Patti. Voglio solo conoscerti meglio. Un tesoro per chi mi vuol bene e una iena per chi mi si mette contro. Ti basta? Che è successo alla fonderia? Per un bel po' di giorni dopo che mi hanno assunto come manovale, sono sempre stato il primo a presentarmi al cancello. Per il custode io ero una specie di fenomeno. Ma lui ne avrebbe parlato, magari per divertirsi alle mie spalle. E la cosa sarebbe arrivata all'orecchio di quelli che contano. Joe Golan è un bravo ragazzo, avrebbero detto. E lo hanno detto. Ma è importante anche la simpatia dei compagni. E trovi sempre chi ti offre da bere quando sai raccontare bene le storielle. Capisci quali? Ecco sì, quelli. E io ti assicuro che le so raccontare benissimo. Insomma, non ci hanno messo molto a trattarmi bene. Mi hanno perfino invitato a partecipare alla discussione finale se fare o no lo sciopero il mese scorso. La situazione era difficile e ho rischiato molto. Perché? Tu non volevi scioperare? Io volevo soltanto una cosa. Che quelli che contano sapessero che avevo sconsigliato di scioperare. E ci sei riuscito? Naturalmente. Ma forse ho rischiato di più quando ho sfidato Jack Lynch per il campionato sociale di boxe. Me l'avevano detto che Jack Lynch picchiava forte.
Era il campione, no? Ma è stata ancora più dura di quello che avevo immaginato. Non ho mai ringraziato tanto col pensiero Slogan, un minatore ex pugile del mio paese che mi ha insegnato a fare a pugni. A metà incontro stavo per rinunciare, ma per fortuna non l'ho fatto. Sono arrivato in fondo con l'anima fra i denti, ma ce l'ho fatta. Campione sociale della Millington. Ah, fuori non significa niente, non l'hanno neanche scritto sui giornali. Ma la Millington, non ce n'è uno che non mi saluti e non mi faccia un bel sorriso. Tranne Jack Lynch, naturalmente. Poi c'è stato un altro campionato sociale, quello di biliardo. Alla Millington tutto è sociale, ci si divertono con questa parola. Beh, al biliardo sono davvero bravo, anche se non gioco da professionista. Ma Sim Portfield, il campione uscente, mi ha fatto sudare. Erano anni che non si faceva più battere. Ma tu l'hai battuto. Ci mancavano 3 punte a tutte e due. E io ce li avevo lì sotto il naso, non 3, ma almeno 5. Ce l'avrebbe fatta anche un principiante. Hai sbagliato il colpo. Ma certo che l'ho sbagliato. Ma come? Portfield è il capo officina. E dovevo farmelo amico, no? Ma... Giogola. Mm? Sei un mascalzone. Lo vedi che comincia a diventarti simpatico? E Portfield mi è diventato realmente amico. Anche se un certo dubbio gli è rimasto per la sua vittoria al biliardo. Mi ha proposto per il passaggio alla categoria specializzati con un bel aumento di paga. Perché? E Dobby, il capo del personale, mi ha fatto grandi elogi, specie quando Portfield gli ha detto del mio intervento contro lo sciopero. Ma io ho chiesto un'altra cosa. Che cosa? Di essere presentato a Stanley Millington, al padrone. E allora? Beh, mi ha detto che questo onore mi sarà concesso in occasione del ballo sociale annuale fra un mese. Millington vi partecipa sempre. Con la sua bellissima moglie. Vuoi conoscere Millington o la sua bellissima moglie? Li conosceremo insieme, tutti e due. E tu verrai con me. E ora che se ne accorgano tutti a Tynecastle che sei la ragazza più attraente della città. E quando dico tutti quelli che contano. Quando vuoi, sai essere molto carino. Allora, me la merito una ricompensa. Su, un altro su. Eh? Devo pensare all'abito per il ballo. Ma già. No, vieni, devo parlare subito a mia madre. E di che? Gio! Quello canterà sempre dentro e fuori la gabbia. Brucia le scarpe come se fossero di carta. Marta l'avrebbe picchiato volentieri. Ogni 2 settimane una risolatura. Ma se riesce a entrare nella squadra di calcio, alla fine avrà ragione lui. Penny, vieni a fare il bagno anche tu. Ma va, fossi matta. Che fai, la sentinella? Verrà, verrà, non dubitare. Oh, sarà l'aria, sarà il sole, ma oggi non ho quasi tossito. Ti fa meglio una giornata così che 10 scatole di quelle tue dannate pastiglie. Vieni, vieni, eccolo, eccolo, eccolo. Vieni, bello, vieni. Ecco, ecco qui. Un altro. Un altro. Buono, dentro. Accidenti. Vorrei proprio sapere perché con me non abbocca. Forse perché maneggi l'esca con quelle tue manacce sempre sporche di carbone. Fatti sentire da Marta. Lei non rispetta che il carbone. Ma perché ce l'ha tanto con la mia Annie? Mica ha detto a Sammy di andarsene dalla miniera. Ah, la verità è che Marta ce l'ha con me, Robert. Anzi, con la nostra amicizia. Per lei io sono uno sfaticato, un perditempo che ti mette in mente voglie e idee sbagliate. Beh, lo sai come la penso. Anche se guadagnassi 3 volte tanto, non ci verrei mai in fondo al pozzo. Ci soffocherei. Ecco, io ho bisogno di roba pulita, come questa. Sì, sì. Adesso che Marta arriva, faglielo capire.
di un po', Marta lo sa che Annie è qui? Beh, gliel'avrà detto Sam. Ma no, dovevi dirglielo tu. Non mi piacciono questi trucchi. Annie allora lo sa. Beh, gliel'avrà detto Sam. Ma sì, piantala. Ci sarà un incontro, una spiegazione e questa storia finirà. Sì, ma come finirà? Ehi, sveglia. Eh? Indovina un po' cos'è. Oh! Ehi, finalmente! Piano. Togli l'amo, togli l'amo. Attento, non ti scoppi, sai. Mettilo dentro. Oh. Finalmente, che fame. E mamma? Mamma non viene. Non si sente molto bene. Se lei non vuole vedermi, ne farò volentieri a meno anch'io. Scusatemi, anche se vostra madre. Andiamo, Sam. Questa roba pesa. Allora, prepari tu, Annie? Certo. Credo di sapere anch'io come si fa. Uno solo, papà.